regione come può sostenere questi produttori? C'è sacrificio tanto dietro lo zafferano, quindi il sostegno è quello che richiedono, è fondamentale. Beh, assolutamente sì, questa è una tipicità abruzzese, una tipicità poi del territorio della provincia dell'Aquila. La DOP dello zafferano dell'Aquila è un qualcosa di unico, di esclusivo, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale. Quindi è un momento di eccellenza assoluta che qualifica il nostro territorio. È una cultura particolare che richiede dei sacrifici, delle produzioni molto particolari, molto di nicchia, piccoli quantitativi. Noi stiamo iniziando, abbiamo avviato una serie di interlocuzioni, insomma, con tutti gli interlocutori, con tutti gli attori a livello territoriale che possano mettere in piedi una filiera che sia una filiera positiva. L'introdurremo all'interno della nuova programmazione del nuovo PSR anche come strumento di, diciamo così, di incentivo rispetto a filiere di nicchia ma di altissima qualità. È chiaro che il punto di partenza è sempre l'azienda agricola che deve fare da riferimento rispetto a questo. Cosa c'è di importante? Fare un doppio passaggio, un doppio livello. Uno, incentivare la cultura dello zafferano e far sì che possa aumentare la produzione, che in questo momento ha anche delle criticità legate a una serie di problemi che ci sono di infestanti, e al tempo stesso incentivare e lavorare forte sulla quella che è il valore della promozione. Ecco, la promozione per dare il giusto prezzo al nostro prodotto che è unico. Quindi un commeo disposto di queste azioni sicuramente faranno sì che cresca quello che è un movimento che ha delle grosse potenzialità e soprattutto può dare una serie di opportunità e di mettere sul territorio delle risorse.